Presidente, siamo a Barra, siamo su un convegno che parla anche della storia dei Gigli e quindi anche un aspetto culturale. Una mostra ormai realizzata da tanti anni dei Gigli miniatura che dà la dimensione di una preparazione territoriale e culturale di questo evento che ha le sue radici in oltre 200 anni e che ha un mix di cultura religiosa, popolare, di storia, di folklore, quindi gli ingredienti giusti per una festa che sia di tutti, ma dalle radici culturali e dagli ancoraggi solidi. Gragnanello ha riscontrato un successo enorme, da tanto tempo si vedono tante persone in piazza. Ma noi dobbiamo fare in modo che le persone vivano lo spazio pubblico, questi eventi servono per ottenere miglioramenti, vivibilità, perché le persone abbiano fiducia e coraggio che il territorio possa essere vissuto nel migliore dei modi. È una partenza, auguriamo un miglioramento progressivo a partire dai prossimi tempi. Passione infinita, stasera ha aperto questo convegno insieme agli altri che ormai fanno parte di tutto un gruppo di lavoro. Allora, ritorniamo in effetti in un luogo dove dallo scorso anno siamo partiti. Tutto ha avuto inizio un poco anche da quel momento importante che fu il convegno del bicentenario, grazie al quale si è creata una sinergia con le altre associazioni, grazie al quale si è creato un percorso istituzionale che con l'intervento dei consiglieri comunali della zona, nello specifico Agnello Esposito e Tobombò, Ciro Borriello e Salvatore Madonna, siamo riusciti a far sì che anche il sindaco ponesse una certa attenzione sull'importanza di questa festa che lo scorso anno, ricordiamo, ha festeggiato 200 anni. E credo che il ritornare qui a fare un convegno come quello di oggi per noi è sicuramente un momento importante. Infatti abbiamo invitato coloro che erano presenti lo scorso anno, abbiamo invitato il sindaco, abbiamo invitato i consiglieri, perché credo, il presidente della municipalità con tutti i consiglieri, perché credo che le sinergie tra cittadini, associazioni, istituzioni siano le vere armi, tra virgolette, che ci devono portare a realizzare il nostro scopo, cioè fare in modo che questa festa non sia solamente qualche cosa legata al territorio barrese, ma diventi un patrimonio dell'intera città di Napoli. Presidente della Confederazione Settembre Barrese, Gaetano Fiore. Gaetano, che cos'è il convegno di oggi e il ruolo che ormai state dando anche alla storicità di questa festa? Ma il convegno di oggi non è altro che la rappresentazione di un evento che il Passione Infinita, che è un'associazione sul territorio, svolge da oltre 14 anni ed è la mostra dei Gigli in miniatura ed è qualcosa che secondo me andrebbe paragonato ai presepi di San Gregorio Armeno, perché c'è un'arte di artigianato, c'è veramente una grande passione a farsi alla realizzazione di questi piccoli gimelli. Noi come Settembre Barrese siamo stati invitati dall'associazione Passione Infinita a partecipare per il primo anno a questo evento e siamo stati ben lieti di accettare questo invito, in quanto manco a farlo apposta, questo evento rientra nel percorso della festa dei Gigli, si è cominciata con il Comune di Napoli, in collaborazione col Comune di Napoli. Prima serata a Gragnanello, prossimi eventi? Ma i prossimi eventi, diciamo, oltre agli eventi locali che sono le solite ballate, i concertini dei Gigli, ci sarà un evento il 22, il concerto di Carlo Faiello con la partecipazione di Isa Danieli, e il 23 si riprende una vecchia tradizione che è quella della premiazione delle fanfare, cosa che non si faceva più da moltissimo tempo, quindi stiamo ritornando a far rivivere le tradizioni di questa festa. La mostra di oggi che senso ha? Allora, la mostra di oggi ha un significato molto importante per il nostro territorio, perché noi sono 14 anni che diamo spazio e realizziamo questo evento per dare qua importanza alle attività manuali dei giovani. La mostra esprime l'attaccamento, la passione e l'arte di questi giovani barresi, e non solo, perché nella mostra partecipano anche ragazzi di altri paesi dove si svolge la festa dei Gigli, di Brusciano, di Nola, di Casavatore, di Crispano.
E questo, l'intento nostro è proprio quello di ecco qua, dare spazio e promuovere l'arte e la cultura nella festa dei Gigli. Niente, la cosa bella che si svolge in questa chiesa, che è la prima chiesa di Barra, è anche un modo per dare storicità, di promuovere la storia del territorio. Infatti promuoveremo la mostra con le scuole, inizieremo il tour con le visite guidate con le scolaresche del territorio. Questa festa ha un ruolo storico, il Comune l'ha inserita in un calendario importante. Il suo giudizio, perché credo che lei è di Barra, lei è uno dei più interessati, credo. Allora, per quanto riguarda la festa dei Gigli, è inutile, io sono nato con la festa dei Gigli. Quando ci è stato posto il problema di come rimettere in campo con un nuovo sistema della festa dei Gigli, mi hanno trovato in me la porta aperta, perché voglio dire, ero di parte, senza se e senza ma. E questo ha fatto sì che il nostro impegno come municipalità, come insieme al presidente della municipalità Fucil e insieme al mio consigliere che rappresenta sempre il gruppo di mia appartenenza, Ciro Borriello 5 Stelle, e ancora con Esposito detto Bombò e con Madonna, si è riuscito a portare a termine diciamo una nuova festa dei Gigli. Rispetto al vecchio, oggi si parla di qualcosa di nuovo che va ad arricchire il nostro quartiere, visto che è l'unica festa che c'ha, e non solo che è l'unica festa che rappresenta il nostro quartiere e doveva essere rivalutata. Abbiamo incontrato sul nostro cammino i promotori della festa, quelli che poi la fanno materialmente, cioè i comitati, le persone, e quelli che hanno dato l'input affinché questa cosa potesse cambiare in un modo migliore. Cioè noi non abbiamo fatto nient'altro che a specchio fare come se fosse la festa di Nola. E dico questa cosa grazie ai comitati e grazie a tutte le persone che lavorano tutto l'anno per questo evento, e sperando che sia l'anno giusto per dare una svolta culturale, una scorta, che devo dire, economica, commerciale, che dia un cambiamento al nostro quartiere. È partito un percorso. Percorso che ha visto alcune associazioni partecipare a quello che era un convegno per i 200 anni della festa dei Gigli. Oltre a queste associazioni abbiamo avuto il piacere di avere anche le istituzioni che ci hanno seguito, ed è stato un percorso di avviamento grazie al quale poi questo percorso, diciamo, questo cammino è arrivato grazie all'intervento in primis del sindaco, grazie al supporto dei consiglieri comunali che rappresentano questo territorio, Aniello Esposito detto Bombò, Salvatore Madonna e Ciro Borriello, grazie, diciamo, al loro caparbio lavoro e di tante altre persone che insieme a noi hanno avviato questo percorso, si è pensato ovviamente col presidente della municipalità e con i consiglieri, quindi con tutte le istituzioni locali e centrali, si è riuscito ad avviare un percorso che, come ha detto il sindaco in occasione del Capodanno Barrese, vissuto fino all'ultimo secondo, fino all'ultimo brindisi, si può dire, vedrà la nascita di una fondazione che andrà ancora di più a valorizzare questo grande patrimonio che è per noi barresi, ma che diventerà un patrimonio per tutta la città di Napoli, e di questo noi sicuramente siamo grati. Quindi il cammino che si è iniziato lo scorso anno è un cammino importante. Noi ci auguriamo ovviamente che sia solo l'inizio di un percorso che negli anni possa andare sempre più a valorizzare questa nostra festa, perché la valorizzazione della festa dei Gigli non deve essere un qualcosa fine a se stesso, perché la festa dei Gigli non risolve i problemi del nostro quartiere, della nostra municipalità, però può essere un elemento che può valorizzare ciò che è di bello, perché c'è tanto di bello nel nostro territorio, nonostante noi lo denigriamo sempre, nonostante ci lamentiamo sempre con il comune, con la municipalità, ma ci sono cose belle, e chiediamo insieme la possibilità di lavorare, perché noi abbiamo lanciato uno slogan: la festa unisce e non divide. Allora questo deve essere per le associazioni che partecipano alla festa, per le istituzioni che ci seguono, per i cittadini e per i tecnici che fino a quest'anno, anche col lavoro fatto negli ultimi anni, hanno consentito di fare un passaggio ulteriore. Quindi tutti quanti insieme dobbiamo cercare di lavorare per il bene della festa. Grazie, lascio la parola al presidente della Confederazione, Gaetano Fiori.
Buonasera a tutti. Io ho sempre assistito a questa manifestazione come cittadino barrese, perché Passione Infinita, so che questo è il 14° anno che fa questa iniziativa. Iniziativa che andrebbe, secondo me, molto più valorizzata rispetto a come viene, perché essendo un'esposizione di artigianato puro, perché chi costruisce questi gigli, io li definisco dei maghi dell'artigianato, perché curano il minimo dettaglio. Io li ho sempre paragonati ai presepai di San Gregorio Armeno. Dico, perché San Gregorio Armeno ha questa importanza a livello mondiale e la festa, la mostra di gigli in miniatura non è nemmeno conosciuta a Napoli Centro? Quindi proprio nel pensiero che diceva prima Enzo, che uniti si riesce a fare molto, abbiamo tentato insieme di pubblicizzare e di portare ad un livello più alto questa manifestazione. È nata la Confederazione proprio nell'idea di unire tutte le associazioni e di fare un unico percorso, un percorso che è stato, diciamo, accettato da tutti ed ha dato già degli ottimi risultati, perché sul cammino che è stato fatto per la fondazione si è creato praticamente questa sinergia con le istituzioni e abbiamo fatto in modo che la festa dei gigli di Barra diventasse la festa dei gigli di Napoli, perché i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno, grazie a tutti, è inutile ringraziare sempre tutti coloro che hanno partecipato, perché secondo me anche gli stessi cittadini non sono esclusi da questo evento eccezionale che è accaduto, e grazie a tutti che questa festa finalmente sta prendendo un'impronta molto più importante, e noi nel nostro piccolo ci auguriamo che dia una rinascita al nostro territorio, sia l'inizio di una rinascita per il nostro territorio e di un incremento dei grandi eventi della città metropolitana. Ovviamente è inutile ringraziare il Presidente, la Municipalità, perché nessuno è escluso, ma veramente nessuno, ognuno nel proprio ruolo ha fatto tanto per far sì che questo fosse il risultato di oggi. La mostra io penso che sia veramente un evento straordinario. Mi auguro che ognuno di voi, chi viene da fuori, ci pubblicizzi questo evento, faccia sì che vengano delle persone a vederlo, perché a parte che è un evento gratuito, quindi aperto a tutti e non c'è, diciamo, scopo di lucro, ma c'è proprio il piacere di avere persone di altri territori sul nostro territorio per far sì che conoscano non solo quello che si sente per telegiornale, ma anche tutte le cose buone che ci sono a Barra. Io non ho altro da dirvi, vi ringrazio per la partecipazione e aspettiamo. Vorrei invitare il Presidente Sandro Ficino a dire qualche parola. Non ho che, come dire, ringraziare tutti, perché ci siamo visti un anno fa e prima tra scetticismo, delusione e storia di una cosa importante che non veniva valorizzata. È chiaro che, come dire, a differenza di chi mi ha preceduto, ho il dovere di farla qualche precisazione, nel senso che io credo che le istituzioni abbiano il compito di promuovere, di svolgere un ruolo attivo di antimafia sociale, di non girarsi dall'altra parte e di spingere sugli eventi, non perché si viva di eventi, ma perché l'evento è l'occasione per restituire entusiasmo, partecipazione, per riscoprire lo spazio pubblico, per richiedere e ottenere nel tempo quei miglioramenti che sono necessari. So bene che la festa si è sempre fatta, come so che le istituzioni stavano da un lato, le realtà associative dall'altro, e se era possibile in guerra l'un l'altro, e tutto ciò appariva come bello ai fini della festa, ma probabilmente con un problema profondo che cresceva e si alimentava. Allora è chiaro che il nostro compito, potevamo benissimo spingere perché si facesse la più bella festa, punto. Evidentemente era quello di fare in modo che nessuno potesse definirsi il proprietario o il rappresentante esclusivo, no? Di una festa, di un evento di centinaia di migliaia di persone. Nessuno potesse chiedere in nome e per conto della festa sovvenzioni o denaro, perché la festa è appunto di tutti, e dovevamo anche fare in modo che questo ruolo delle istituzioni servisse a mettere insieme, a dividere, a superare le incomprensioni, a produrre un lavoro più grande nel quale ciascuno rinunzia a qualcosa.
Io ho rinunziato a tante cose. Se mi si dice cosa ne pensi di una fondazione che ci mette 2 o 3 anni per nascere, per crescere come strumento immediato di una festa, chiaramente posso avanzare le mie perplessità, o di qualsiasi altro modello. Però è chiaro che noi abbiamo fatto uno sforzo per immetterci in un percorso, sapendo che questo percorso non corrisponde a benefici individuali o alla nostra coccarda che siamo stati o meno bravi, ma vuole essere un tentativo, per carità, e verificheremo negli anni se sarà un tentativo riuscito, di fare in modo che le energie si mettano insieme, che i confini tra ciò che fanno le associazioni e ciò che fanno le istituzioni siano chiari, che un evento non sia definito nella città una festa di camorra, scusate se lo dico, ma è il pregiudizio di una città piccolo borghese che del resto organizza il baccalà nel Maschio Angioino, quindi non ci dobbiamo, come dire, scandalizzare di nulla in questo momento storico, ma sia, come dire, la possibilità di una ripartenza colta da radici antiche, popolare, democratica, dove le centinaia di persone che ci lavorano ci aiuteranno, perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo 800 persone che lavorano alla festa e nessun vigile urbano, abbiamo, come dire, 8 paranze e nessun presidio dei carabinieri, quindi abbiamo bisogno, come dire, di questa energia nuova, perché questo lavoro sia un lavoro proiettato nel tempo. E allora mi farebbe, ecco, piacere se benissimo la collaborazione istituzionale, benissimo la mediazione, benissimo l'aver detto la festa è di tutti a radici antiche e colte, bene se stipuliamo un patto che queste energie concorrino al miglioramento del territorio, perché noi di ciò ne abbiamo bisogno. La politica allora che esiste a fare? Lo dovremmo già fare noi per nostro, però è chiaro, è un momento storico difficile, qui nessuno si senta autosufficiente, è un momento storico nel quale ti devi sentire ogni giorno delinquente e criminale, chiamato in causa e colpevole di cosa non lo sai, ma va bene lo stesso, ed è un momento nel quale devi chiedere aiuto, ma chiedere aiuto per perseguire dei miglioramenti chiari, che abbiano a cuore i principi di emancipazione, di legalità, di cultura e di spazio aperto, perché questa città scopra un giorno che mentre da una parte si fa la mozzarella, dall'altra si fa il baccalà, dall'altra si fanno, insomma, altre amenità tipiche di una città regressiva, io sono stato, voglio dire, ai quartieri spagnoli dove avvengono delle cose incredibili che non dobbiamo invidiare. Dinanzi al tempio di Maradona arriva un signore, pare che sia legato a Bostik, ha messo il cancello, alle 9 dice si chiude e tutti se ne vanno, no? Una città che puzza di fritto, una città dove le vedette camminano in mezzo ai turisti in modo così disincantato. Allora possiamo noi ripartire come gli ultimi della terra da questo luogo per fare una cosa semplice ma esemplare? Secondo me ci dobbiamo provare, e questo può essere il tentativo e il motivo dello sforzo e della fatica comune che ha recato tante incomprensioni. A questo scopo ringrazio i consiglieri di municipalità, a partire da quelli presenti, Patrizio Gragnano, Luigi Di Matola, gli assessori di municipalità, perché, scusate, e concludo, se noi abbiamo assistito a tutti i convegni, se abbiamo partecipato e incoraggiato tutte le alzate degli striscioni, se abbiamo seguito dal giglio dei bambini in poi per 1 anno e mezzo e 2 da quando ci siamo insediati, non perché avessimo una passione particolare, ma perché abbiamo capito che c'era un tratto di cultura popolare e le istituzioni non possono e non devono girarsi dall'altra parte. E abbiamo in questo senso cercato di dare un contributo. Grazie. Ringraziamo il presidente Sandro Fucito, chiamo Gennaro Cavallari. Non sono gli spazi di intervenire perché sono diventati in pensione. Io volevo soltanto sottolineare che quest'anno facciamo i 200 anni, diciamo, come studioso. Campo, perché visto l'anno lo scorso. Io dico, e voglio parafrasare una frase di Martin Luther King, I have a dream. Cioè, io abbiamo un sogno, noi abbiamo un sogno che si sta realizzando, un sogno che veramente sta dando i suoi frutti. Questo sogno
non nasce quest'anno, ma ha una storia di anni. Io, poiché ho lavorato in un comune, diciamo dirigente anche di Barba, avevo fatto gli anni precedenti più tentativi di mettere insieme le varie associazioni. Perché? Perché questa festa non aveva un regolamento, si faceva una festa, ecco, come dicevamo il presidente, paesaggio, era la nostra. Ma il salto di qualità che abbiamo diventato in tanti anni non ci siamo riusciti. Però piano piano stiamo arrivando a un punto tale che l'amministrazione ha aperto le porte, come si diceva anche nella conferenza che abbiamo tenuto a Palazzo San Giovanni. Perché ha aperto le porte? Perché ha capito che è una festa che ha una storia lontana. È una festa autonoma, mi spiego meglio, ha una sua personalità. Non la confondiamo con la festa dei Gigli di Noi. Tutti rispetto, è la festa madre, la festa di Noi, però noi, mentre Roma si parla del 400, noi parliamo del 1822, 23, poi passa lì, basta un anno di differenza. Noi abbiamo contribuito a dare diversità alla festa di Noi in che cosa? Il movimento delle macchine. La festa di Noi, sì, tutto quello che diciamo qui è più antica, però era una festa estatica all'inizio. Siamo stati noi, San Giovannari, Barresi, a dare veramente una motricità alla festa, dando così una qualità maggiore, anche con una partecipazione maggiore, che è un obelisco che sta fermo, è un obelisco che deve ricevere le persone. Invece noi andiamo in tutti i posti del quartiere, veramente la festa tocca tutto il quartiere, è veramente una partecipazione veramente grande. Che volevo dire? È una cosa sola, stiamo ottenendo ottimi risultati a questo nostro incontro, il sindaco tramite anche i consiglieri comunali che sono i tre che sono del territorio, veramente hanno messo, parlo di Madonna, di Aniello Esposito, veramente ci hanno messo la faccia, che è una grande scommessa. Quest'anno è un anno di transizione, scusate lo dico, senza avere pelle sulla lingua. Se si fallisce in questa festa, non so se potremmo andare. Allora io faccio appello all'unità, alla serenità, è una festa che è non più festa di Barra, ma una festa della città, dove il responsabile maggiore è il sindaco. Io sto vedendo, ho visitato parecchi comitati e ho visto che c'è questa idea, c'è questa volontà di andare avanti. In questo momento, se non riusciamo ad andare avanti, abbiamo messo il nostro futuro, secondo me, perché noi abbiamo più un'occasione storica. Oggi noi stiamo facendo una situazione storica, stiamo vivendo, veramente stiamo portando pace, dove diciamo che la festa è del popolo, quando diciamo del popolo è della città, quando diciamo della città è dell'amministrazione. Allora, nessuno, chiaramente con la partecipazione anche dell'associazione, perché il contributo maggiore lo danno le associazioni, per la loro forza, per la loro passionalità, ecco. Allora, cari amici, usiamo di nuovo la parola che pronunziamo. We have a dream, noi abbiamo un sogno, lo vogliamo realizzare. E mi auguro che questo sogno diventa realtà. Grazie. Allora, come ho detto prima, diamo spazio alla musica e poi dopo continueremo con gli interventi. Mi hanno invitato con lo stesso rispetto con il quale parecchie persone affronteranno questa festa, così mi accingeremo ad affrontare dei brani come questo che dobbiamo presentare, che potrebbe essere definito sicuramente l'inno della festa dei Gigli di Barba, monumento di Napolitano e d'Argenta. Sta intorno a stare in piedi.
insieme alle associazioni, perché le associazioni della festa dei Gigli hanno sempre contribuito e pagato tutto, proprio perché c'era questa distanza fra la festa, che poteva sembrare una festa di quartiere, come diceva l'amico Gennaro Cavallare, e la città. Noi abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di incontrare, ci diceva, un sindaco gigliante. Il sindaco gigliante, l'ingegnere Manfredi, in effetti si è innamorato di un progetto di questa festa, ma non di quello che dovrà essere, perché ad oggi noi la dobbiamo ancora, come dire, sviluppare, di quella che è stata fino ad oggi, perché quando abbiamo fatto qualche incontro con il sindaco, fortunatamente con il supporto degli amici consiglieri di riferimento della zona, che al di là del colore politico, ognuno per il proprio ruolo è stato vicino, diciamo, a questo percorso, noi abbiamo avuto la possibilità di far passare un messaggio che la festa di Barra sia effettivamente la festa della città. Allora, il sindaco Manfredi non ha fatto altro che
seguire e dare la possibilità, ripeto, con l'aiuto degli amici consiglieri, di superare questa prima fase di questa festa, che è di transizione, mettendo a disposizione dei servizi, che fino all'ultima festa, quella del 2019, hanno pagato tutte le associazioni, tutto, bagni, ambulanze, permessi, tutto. Quindi oggi noi abbiamo una grossa occasione, quindi concordo in questo con l'amico Gennaro, che è un'occasione unica. Chiaramente, come tutte le cose, ovviamente oggi sento dire una fondazione fra un anno, due anni, tre anni, speriamo che siamo partiti, ci vorrà il tempo che ci vorrà, perché chiaramente non è una macchina semplice, voglio dire, da mettere in moto, però si è passati ad un primo passo. Poi chiaramente sulle, come diceva il Presidente prima, sulle paternità, voglio dire, l'abbiamo fatta tutti quanti insieme, ben venga, non ci sono problemi, l'importante è sapere che ad oggi questa festa ha imboccato, diciamo, una strada, diciamo, univoca di organizzazione e, così come ha detto il sindaco più volte anche negli incontri che ci sono stati, che sia la festa non di Barra ma la festa della città di Roma. Noi abbiamo delle peculiarità in questa zona, che questa zona non è che viene etichettata sempre come diciamo nella festa, la festa di Camorra, la festa di... è proprio la zona che in generale, appena che succede una cosa in questa zona, poi noi ci mettiamo del nostro, vediamo gli episodi delle ultime sere, diciamo, da biasimare, però voglio dire, ogni cosa che avviene qua avviene sempre in modo ingigantito. Mi ricordo che un poco di anni fa ebbi a confrontarmi con uno dei capi redattori del Mattino, quando metteva delle fotografie di un giglio che era stato nel giardino, era un giglio dei bambini, voglio dire, però faceva notizia. Quando glielo facemmo notare, mi disse: ma questa è la fotografia che mi hanno mandato dal vostro quartiere, io quello pubblico. Allora basta con queste cose, io penso che la cosa importante è remare tutti nella stessa direzione e divertire il popolo, e fare sempre in modo sempre di più che questa sia la festa del popolo di Barra, ma sia la festa di Napoli. Grazie a voi. Grazie Gino per l'intervento. Ora abbiamo il consigliere comunale Ciro Borriello. Mentre arrivo volevo salutare un po' di persone, che Barra è anche una terra di eccellenze musicali come Carmela Romano, giornalistiche come Elisabetta Nappo, sociali come Pino Perra, e pur essendo l'amico Pino presidente dell'associazione Annalisa Toranta, è figlio di questa terra. E nel frattempo che ci arriva, volevo anche salutare Salvatore Cargiulo, che voi sapete, Salvatore Cargiulo è stato l'autore, e che per chi non l'avesse fatto invito a visitarla, non è che l'abbiamo messa là dietro perché non volevamo farla vedere, ma è talmente bella che aveva bisogno di spazio, una tesi di laurea in architettura sui cigni, vero? Giusto per riprendere quello che ha detto Gino, ha detto Gennaro, ha detto il Presidente, cioè questa terra ha tante cose belle che devono essere valorizzate. Passo la parola a Ciro, grazie. Buonasera, sono io d'eccellenza, mi sono contattato. Buonasera a tutti, io sono contento di stare qui, i saluti di Salvatore Di Anello, spero arriveranno più tardi. Questo per ringraziare per questo momento di confronto utile per chi non ha partecipato, chi non ha avuto la fortuna di partecipare come noi all'organizzazione, insomma, di questa festa. Io l'ho chiamata la festa della ripartenza, perché forse probabilmente anche in tre anni di Covid ci hanno un po' aiutato a far maturare quello che sta accadendo oggi, perché oggi è un po', siamo anche in una linea abbastanza cattolica, no? Diciamo, possiamo dire un po' come era l'Antico Testamento, iniziamo il Nuovo Testamento. Lo possiamo dire, Gennaro, che ho qualche rispetto, diciamo, che si impara una cosa che abbiamo lanciato in una metafora anche complessa. Però obiettivamente è così, perché è come se si fosse interrotto qualcosa, diciamo. Però chi ha memoria ha anche memoria di quando ci fu un tentativo dell'allora assessore Nino Daniele, in un tentativo, come dire, di cercare di organizzare, di almeno di trovare dei momenti di interlocuzione, ma cosa non andò a buon fine, perché c'era qualche soggetto che fortunatamente non c'è. Sono obiettivamente contento di questa cosa.
persona faccia il suo rete e sia una parte, perché è giusto intervenire in ogni cosa. E quindi, come dire, è giusto che a questo punto, dopo quel tentativo fallito, c'eravate anche molti di voi in quella riunione, oggi si apre un nuovo percorso. La fortuna è stata che abbiamo un sindaco di Roma, dobbiamo dire, è un napoletano, ama la festa, perché ho avuto modo di persona di vedere che lui ama la festa del Giglio, cioè ama proprio la macchina, ama il Giglio, i cullatori, la musica. La musica è una componente fondamentale della, sì, è una componente fondamentale della festa. Lui è proprio appassionato, cioè, e ne capisci lui, perché come dire. Allora, all'indomani delle elezioni del 2021, lui subito disse in un consiglio comunale, ci chiamò i tre consiglieri comunali, se io voglio fare qualche cosa della festa di Barra, e approfittiamone ora in questo momento in cui, come dire, siamo in un momento di libero. E poi è chiaro che sono venute tutte le cose che avete leggermente raccontato, insomma, non le voglio raccontare di nuovo, però le avete raccontate bene, perché ovviamente questa è la storia dell'ultimo anno e mezzo di quello che è fatto. Ora però c'è da fare l'ultimo di nome, che non è la festa attuale, perché la festa attuale 2023 si fa e si farà bene, che sono convinto, e non fa di meno. È quello che verrà dopo, cioè la nascita della fondazione, perché la fondazione porterà delle regole diverse, delle regole più stringenti, ma sono regole, così come le abbiamo anche rispettate e che stiamo rispettando quest'anno. Cambieranno la natura, avranno una natura giuridica, avranno una natura associativa, avranno una natura commerciale, ma sono delle regole che vengono comunque fatte e osservate anche in un altro comune. No, noi non dobbiamo fare altro che, come dire, emulare, cercare di migliorare quello che viene fatto in una festa che ha tradizione antica come quella di Nona, che mi avete insegnato che la macchina di Nona è diversa da quella di Barra, vabbè, è sempre un arricchimento, è sempre un arricchimento, diciamo così. Però è così, quindi quella, quel meccanismo, quella con la presenza anche della Chiesa, perché a Nola della popolazione c'è la Chiesa, c'è la Curia. Qui la Curia ci può essere, ci può essere, dobbiamo fare un tentativo, dobbiamo mettere in campo una diplomazia che ci consentirà di avvicinare anche l'istituzione in Chiesa alla festa del Giglio. Però dobbiamo, come dire, inglobare all'interno di questa nuova attività amministrativa che è la Fondazione, che ha anche un suo, come dire, compimento economico. Sono stati stanziati soldi nel bilancio della Fondazione, quindi, come dire, nell'ultimo bilancio ci sono i soldi. Quindi siamo veramente sul nastro di partenza su come, insomma, dovremo poi cimentarci. Io so bene che è un percorso complesso, mi rendo anche conto, però tutte le tappe di avvicinamento negli anni che sono avvenute, che sono venuti gli ultimi 10 anni per la festa dei Gigli, probabilmente porteranno al compimento attraverso la nascita della Fondazione. Per cui io mi sento, come dire, direttamente coinvolto e responsabile come tutti i cittadini del quartiere Barra, perché vogliamo dire che la festa di Barra è la festa del quartiere nostro. Quindi dobbiamo tutti quanti noi partecipare ed essere protagonisti di un cambiamento che ci porterà in un tempo futuro a far sì che questa festa abbia, come dire, finalmente un qualche cosa di speciale e non più vista come la festa che hanno disegnato sui vari giornali o l'Espresso, ricordate l'Espresso di qualche anno fa? Ci vergogniamo tutti, ma anche per come fu narrata quella festa. Allora non deve essere quella festa, deve essere questa festa con questi protagonisti e con questa gente che ci tiene al quartiere e a questo aspetto culturale del nostro quartiere, che è la festa di Cipri.